candidatura non è altro che la rappresentazione di quello che è il nostro programma di città da qui al 2020. Non è che stiamo facendo delle cose diverse rispetto al concorso. Poi questo concorso è arrivato e abbiamo colto l'occasione per raccontare quell'idea di città che abbiamo, una città che ha le sue contraddizioni, che ha la sua storia, che vive momenti di grande attenzione sotto il profilo della sua presenza sul Mediterraneo, del ruolo in termini di accoglienza. Tutto ciò che è la città da qui al 2020 fa parte di quel dossier. Qui avremmo fatto le stesse cose anche se non partecipavamo a Capitale Italiana, però ci siamo sentiti di prenderla questa occasione perché serve a condividere con diversi mondi della città una idea d'orgoglio collettivo che ci deve appartenere, che ho visto in altre città che partecipano è pieno. Ora, per essere capitale della cultura è bene che ciascuna mattina, ciascuna dirigentina si alzi e abbia consapevolezza e orgoglio di vivere in un posto che è privilegiato, con le strade che hanno le loro difficoltà, con le contraddizioni che abbiamo in termini manutentivi perché non ci sono soldi, le stesse cose che accadono a tutte le città che stanno partecipando. Mi ha colpito molto il sindaco di Macerata, che è una di quelle più agguerrite in questa competizione, e che ha detto: guardate, noi siamo una città che ha difficoltà a fare le manutenzioni, abbiamo strade rotte, abbiamo periferie con le loro particolari complessità. D'altronde ha vinto Palermo e non credo che non abbia problemi di periferie, ne ha tante periferie. Allora, noi abbiamo dato un racconto in questo dossier di quella che è la città oggi, di come la vogliamo proiettare al 2020, senza patinature, nella crudezza delle cose. L'anno scorso seconda è arrivata Settimo Torinese. Chi è andato a Settimo Torinese non lo racconto io, diciamo qual è la città, no? La vice sindaca che ho potuto incontrare mi dice: guarda, noi non abbiamo una cattedrale come la nostra, ma la nostra è chiusa, la nostra ambizione è che la riapriamo. Noi no, non abbiamo particolari bellezze, noi viviamo, veniamo da quell'idea di industrializzazione del paese che ebbe Torino con la Fiat eccetera, e a 7 miglia da Torino è nato questo agglomerato urbano. Sono arrivati secondi, perché? Perché hanno raccontato un'idea di città, un'idea di orgoglio collettivo. Agrigento con la sua valle, i percorsi paleocristiani, il centro storico che comincia a rivitalizzarsi, Scala dei Turchi, Farm Cultural Park che fa parte, diciamo, del dossier. Cioè tutto questo desta attenzione. Allora io non devo vendere la roba mia, però se dovessi dire qual è il clima con cui siamo stati accolti ieri a Lucca, è un clima che certamente fa ben sperare in una competizione che certamente io non è che mi faccio illusione che per forza bisogna vincere, anche perché qualcuno mi dice: guarda che non fanno vincere un'altra siciliana dopo che l'anno scorso ha vinto Palermo. Questa è una delle critiche. E ho capito, però abbiamo il dovere e l'orgoglio di partecipare, perché questo ci consente di avere palcoscenici importanti come ieri a Lucca, ripeto, di Lucca, dove tutto il mondo della cultura, degli operatori turistici guardano la nostra città, il nostro video, le cose che stiamo cercando di fare, ed è un racconto nuovo di città, che non è più quello della città degli abusivi, ma di una città che recupera bellezza.